Benvenuti, siamo con la dottoressa Marina Papini, psicologa specializzata in psicologia cognitivo-comportamentale, collaboratrice dell'IRCCS, Fondazione Stella Maris, in progetti di prevenzione a scuola. Benvenuta. Grazie. Dottoressa Papini, lei è coautrice del libro DOP, Disturbo Positivo Provocatorio, scuola per la scuola primaria, una guida rapida per insegnanti, edito dalla Erickson. Con il suo collega avevamo definito che cos'è il DOP. A questo punto le chiedo cosa voglia dire avere un alunno con queste caratteristiche in classe. Allora, avere un alunno con queste caratteristiche in classe significa sudarsi un po' sette camicie. Con la classe. Sono bambini che sono capaci di dimostrare a volte grandissime potenzialità, carattere adorabile e poi improvvisamente mutare e arrivare fin dal primo momento del mattino già con la giornata storta. E fare di tutto per cercare di interrompere la lezione oppure accentrare l'attenzione su di sé, con comportamenti che spesso sono poco piacevoli per chi si trova a doverli gestire, sia per l'insegnante che per i compagni di classe. Quindi avere questo tipo di bambini in classe vuol dire dover imparare a surfare bene fra le onde, perché a volte c'è più calma, a volte ci sono onde molto 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 alte, quindi sicuramente essere flessibili e essere capaci anche molto di autodisciplinarsi, perché quando un bambino ti sfida apertamente o si oppone e vedi questi marmocchietti alle elementari che si comportano già così, è facile cadere preda di pensieri che portano all'autosvalutazione o che portano a ingaggiare anche questo tipo di sfide, e però si rischiano di essere controproducenti, ecco. Quindi è importante sapersi disciplinare e prendere anche un pochino il loro punto di vista, perché c'è un motivo se si comportano in un certo modo, per quanto spiacevole possa essere, ecco. Ecco, appunto, parliamo di un disturbo, come diceva adesso lei. Alcune caratteristiche di questi ragazzi è la permalosità e la rabbia. Perché è differente gestire la permalosità e la rabbia di un bambino con disturbo positivo provocatorio? Allora, sono sicuramente la rabbia, la permalosità, sono caratteristiche che nei bambini della scuola primaria si trovano, ecco, anche senza che queste si configurino come un disturbo. Però in termini di frequenza con cui queste cose avvengono e anche di intensità con la quale vengono vissuti, la rabbia, la frustrazione e anche poi agiti i comportamenti o messo in atto il comportamento permaloso. Quindi sicuramente la cosa che distingue è quella della frequenza e dell'intensità, per cui non è una cosa che succede qualche volta, è una cosa che capita quasi tutti i giorni a questi bambini, capita molto frequentemente di essere arrabbiati, di impermalosirsi per qualsivoglia gesto, magari del compagno, perché hanno come un filtro nell'interpretare il gesto dell'altro e lo interpretano tendenzialmente in negativo verso di sé, perché appunto il nucleo di fondo a questi bambini, che tanto sembrano spavaldi, tanto sembrano arrabbiati, tanto sembrano muniti di una corazza impenetrabile, in realtà è un abbassamento dell'autostima, una profonda fragilità, una sofferenza, per cui loro utilizzano questi meccanismi come difesa per non mostrarsi così vulnerabili, per cui il minimo magari gesto, la minima parola del compagno che possa anche essere ironica viene subito interpretata con il filtro del proprio schema, quindi si vivono come sbagliati, viene toccato un po' il loro tallone d'Achille, loro reagiscono subito impermalosendosi. E
E questo avviene spesso, avviene con facilità, per cui anche cose banali, neutre, poi invece vengono interpretate con questo filtro. E perché ne hanno fatto anche esperienza nel corso della loro vita, magari, di persone che li hanno un pochino più svalutati o che non li hanno saputi capire. E quindi immediatamente li si attiva questa modalità, li si attiva questo schema che loro hanno e di conseguenza avranno pensieri come io sono sbagliato, ecco, se ne sono accorti tutti che io sono così e a questo reagiscono con o la rabbia o appunto questa permalosità, questa lamentela continua. Che fanno in sottofondo, che non è, ripeto, particolarmente piacevole per chi gli sta intorno, però nasce da un nucleo di fragilità che non è così facile vedere, ma che c'è e quindi è importante tenere ben presente quando ci si rapporta a loro, ecco. Ecco, lei diceva parlava appunto di bambini fragili che adottano degli atteggiamenti come delle difese per questa loro fragilità. Uno di questi atteggiamenti è la sfida, quindi una sfida all'autorità. In questo caso noi parliamo di scuola, quindi una sfida all'insegnante. Ci spiega cosa vuol dire? Allora, questi bambini si trovano spesso a proprio sfidarlo apertamente l'insegnante, alla minima richiesta no, oppure la diretta competizione proprio, io non lo faccio, mi metto qui piuttosto sto in piedi sul banco o faccio qualunque altra cosa pur di non fare quello che dici tu, autorità. Perché fanno questo? Intanto capita che lo facciano, diciamo, più frequentemente, tornando un po' al discorso di prima. E perché lo fanno? Lo fanno perché hanno un po' imparato che l'autorità spesso vuol dire la punizione, vuol dire l'essere visti di nuovo come sbagliati, l'essere solo ed esclusivamente visti negativamente, quindi è come se giocassero un po' questo ruolo ormai. Tanto tu non mi vedi per quello che sono realmente, tu non la vedi la mia sofferenza, quindi ti faccio sentire come mi sento io. E quindi spesso questa aperta sfida fa sentire esattamente così, fa sentire vulnerabili, tocca quelle corde anche nell'insegnante, che sono le stesse identiche corde che sono quelle che attivano poi il bambino, questo nucleo qua. Quindi come si affronta, come si può provare a uscire da questo? Prima cosa, cercare quanto più possibile di non accettare questo guanto di sfida, perché chiaramente altrimenti rinforziamo il fatto che l'autorità è punitiva, l'autorità è cattiva e quindi rivoluzione. E poi si può cercare invece di entrare un pochino in empatia con questo, normalizzare il più possibile che tutti a volte sbagliamo, tutti a volte abbiamo le giornate no, tutti a volte siamo inadeguati. Quindi normalizzare un po' proprio quell'inadeguatezza che loro sentono così forte. Un po' come se volessimo entrare un po' in contatto anche con quella e gli dicessimo che va bene che ci sia, ce l'abbiamo tutti. Farci vedere anche noi per primi che ce l'abbiamo e poi cercare invece di usare questa loro carica che li porta alla sfida in modo positivo, in modo costruttivo. Per esempio, possiamo dare un po' a turno a diversi bambini dei ruoli di leader proprio, che abbiano la responsabilità di qualcosa, per esempio, che ne so, l'uscita dalla classe, la responsabilità della piantina oppure la responsabilità di preparare del materiale, in modo che loro possano crescere nel loro senso di competenza invece, dimostrargli che c'è un'autorità diversa che crede in loro, nonostante sia difficile spesso. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. I bambini con disturbo oppositivo provocatorio spesso sono bambini propensi a fare dispetti in classe, creando anche una difficoltà nella gestione della stessa.
Come possiamo gestire questo aspetto? Allora, il dispetto lo fanno perché? Perché sono bravi a fare dispetti. È una delle cose che gli riesce meglio. E quindi ottengono attenzione perché spesso a questi dispetti i compagni ridono, non quello che lo riceve, ma tutto il resto. E quindi questo è gratificante, li fa sentire bene. A questo si aggiunge il fatto che sono un po' impulsivi di base, quindi non riescono tanto bene a pensare alle conseguenze più in là di questi comportamenti. Quindi nel loro immaginario il dispetto finisce nel momento in cui l'hanno fatto e gli altri hanno riso, e invece poi ci sono delle conseguenze successive alle quali loro fanno fatica un pochino ad accedere. E spesso c'è anche un pochino una scarsa empatia, diciamo, per cui non valutano così tanto le conseguenze reali che queste cose possono avere. Quindi mettono in atto questi dispetti e creano un po' di confusione in classe. Come dicevo prima, rispetto al ruolo di leader, siccome questa è una cosa che gli viene bene di fare dispetti, di essere un po' burloni. Si può pensare un piccolo momento nella mattina, nel pomeriggio, nella ricreazione, prima di andare via, in qualunque momento vogliamo, in cui si fanno fare tipo degli sketch comici o se, cioè, li, liberalizziamo il dispetto, liberalizziamo lo scherzo, in modo che di nuovo ci sia un'attenzione positiva verso questo tipo di comportamenti, ci sia un clima di accettazione. E però che ci sia un tempo strutturato nel quale è possibile farlo. Si può aiutare un pochino a creare un segnale di stop anche, che sia condiviso con la classe, che sia condiviso anche con i compagni, nel senso che lo sappiamo che il nostro compagno ama scherzare, ama fare dispetti, a volte non se ne rende conto, non lo fa apposta quando esagera. E intanto così cerchiamo un po' di dare una spiegazione anche agli altri bambini, di modo che si diminuiscano un po' i comportamenti loro, magari di escluderlo, perché può succedere, o escluderla. Per cui sì, si coinvolge anche la classe e si può definire un segnale di stop. Se vedi che io faccio questo gesto, se io dico questa cosa, sai che stai esagerando, quindi fermati. E si cerca in questo modo di focalizzare meglio la sua attenzione. Dicevo prima, la scarsa empatia, il segnale di stop che magari fermerebbe un altro bambino, lui non lo vede proprio. Quindi va avanti. Quindi aiutarlo un pochino in questo. Ecco, queste possono essere piccole pillole di pratiche che possono essere utili. Poi ogni caso è unico, però ecco, spero che qualcosa di questo possa Massima, aiutare. abbiamo dato un'idea, diciamo, di come Certo. si può agire in classe. Sì. Grazie Grazie mille, dottoressa, per essere stata con noi. a voi.